Vincenzo! Sto spaccando il carbone! Si pronto, qui sta spaccando il carbone, bravo! Io ne ho 11, ha livellato, ha livellato! Che schifo! Una barca per uno smeraldo! Oh mio Dio, vai, vai, compra! Tu gli dai la barca e lui ti dà lo smeraldo! Ah, 5 pezzi di legno a botta però, eh! Lo so, e sai quanti stick sono 5 pezzi di legno? 10 stick! E quello là ci fa pagare 128 stick, questo è come se lo pagassimo 10 stick! Iniziamo a fare le barche, ma che aspettiamo? Allora, Vince, vogliamo fare una bella torre altissima! La super torre! Sì, cioè, tipo, tu immaginati qua dietro, radiamo tutto al suolo e facciamo una bella torre altissima! Li portiamo sotto questi? Potremmo portarli sotto. Oppure li potremmo mettere proprio dentro alla torre. Allora, certo. Vogliamo trasferire tutti gli animali nella cantina? Cioè, io direi di tenere una coppia di ognuno, perché senza bisogno di spostarle troppi. Adesso pensiamo a come voler fare la torre. Io dico che sicuramente ci serve la sabbia per il vetro. Allora, deserto, ce l'ho. Andiamo lì vuoti con la pala e una spada. Mi va bene, secondo me. Quindi allora, dobbiamo andare laggiù, in quella direzione là. Rubiamo la barca al prete? Siamo già qui. Posto strano che c'è qua. Questa cos'è? Terracotta? Black terracotta. La black terracotta non è male per fare una torre molto particolare. Io quasi quasi la prenderei tutta. Smontiamo tutto. 2000 years later. Va bene, basta. Io c'ho l'inventario. Vabbè, mancavano 3 stack per riempire l'inventario. Guarda qua. Ho tagliato a fette la... Guarda tutto lo strato che ho tagliato qui. Stiamo per fare la torre di Scampia. Sarà orribile, ragazzi, sappiatelo. Magari questi aspettano una cosa bella, una bella costruzione. Non hanno capito niente. Io sto facendo una merda atomica qua con... cosa marrò? Il colore è giusto. Il colore è quello. Ok, allora, con tutto sto vetro. Dobbiamo fare i pannelli. Ma di che colore lo facciamo? Nero? Chat, per il colorante nero c'è solo esclusivamente lo squid da uccidere. Anche la rosa di Wither. Allora giusto, grazie. Grazie del consiglio. Andiamo subito a farci un po' di rose del Wither. La famosa lo... Sono io! La famosa lo... ho rubato! Bucchi! Pushalo! Vabbè, mi arrendo. Ma come cazzo l'hanno costruita sta chiesa? Oddio, venite subito qui. Ho ricevuto un dono per recuperare mezzi livelli. Com'è la situazione? O ottengo 10 livelli, sì? O la torre lituana sparisce. La seconda. Madonna, vai. No. Ok, mi ha dato 10 livelli. È un po' un meme. No, la birra. Che cosa hai dato? No. Come la sua, signor John? 10 livelli o addio torre lituana? Ma chi se ne frega la torre lituana, tanto. Ma che sta facendo il mio cavallo? Gliela ruba. Oh, troglodittico. Ridammi il cavallo e ridammi l'ascia. No, coglione. Faccio tiro al bersaglio. Dopo tutta sta birra. Basta, Picienzo, te prego. Come è potuto accadere questa cosa? Ma avessi visto il mio po', vi ho sparato a cazzo in mezzo agli alberi. Era anche tipo con la free look, quindi non sapevo che stavo sparando. E vabbè. Noi che eravamo scesi per prendere del colorante. Guarda com'è bello, proprio caratteristico. Vi piace, ragazzi? Ah, sarebbero un po' di scaffolding da queste parti. Questa bellezza fa passare in secondo piano le vele. Ho capito, ha bisogno di evolversi nella vita. Guarda quanto sono piccole le vele in confronto a questa bella costruzione. Alla Scampia Tower. Si sentiva la mancanza di conoscere Made in Benetton. Oh yes. Che poi, per di Benetton, avete visto che oggi è uscito su YouTube il primo episodio della primissima Pandora? Fieric VOD è uscito. Andrà avanti all'infinito questa torre, ragazzi. Andiamo un po' da casa di Gianco, come si vede. Diamo un po' l'effetto finale. Beh, sicuramente non passa inosservato. E c'è solo lo scheletro per adesso. Io la voglio almeno alta al doppio. Capite qual è il concetto? Almeno il doppio. E poi da qui sembra addirittura più alta quella. Invece questa, quella lì è più alta. The next day. Andiamo a prepararci. Oltretutto io ho 37 livelli. Oh Jesus, cos'è successo qua? Mamma mia! Allora, è ora finalmente di indossare! Ah! Guardate che bella visuale Rolex. L'armatura del Napoli, finalmente, dopo quasi un mese, posso indossare questa bellissima armatura a tema Napoli. Banner del Napoli sullo scudo, non so farlo. Cioè, allora, magari possiamo fare qualcosa di custom, però... Ah, facciamo proprio lo scudo azzurro, ci sta. Così. Mamma mia, bellissimo! Stupendo! Guarda quanto sono azzurro! The God himself, proprio. Oh, vince! Oh. Ah.
Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Allora, oh Jesus Christ, come funziona sta roba? Mi è venuto mal di testa solo ad aprirlo questo. E come dovrei riuscire a fare l'N di Napoli con questa roba, ragazzi? Cioè, è bello, sia chiaro, però è gigantesco. Basta fare il bordo sopra azzurro, così si riduce l'N al centro. Ah, eccolo, eccolo. Bello. Cioè, così è bruttino. Però quando lo erigi che sta dritto si capisce di più, dai. Forza Napoli! No, il copyright, il copyright, il copyright. Ma quello è lo scudo del Napoli. Ma per piacere, non puoi assolutamente competere. Dai, ma dove andare? Se tutti composti, che ci sono degli avvisi importanti. Tutti pronti, avete tirato le scale? Sì. Sonnolo parla al pubblico, ciascuno si gira. Signori, signore, animali, furri. Poldo dice di aver sentito suo fratello e marito ormai defunto, Goldo. Spieghi. Oggi mi sono accorto che delle femmine si sono stanziate a Reggio Puglia. Ero così adirato che sono andato a cercare un'altra femmina. Anni? Ma non l'ho trovata. La signorina Vic non c'era. Al posto della signorina Vic c'era questa campana. Ho provato a usarla ed è successo questo. Non è successo. Aspetta, niente. Voglio sparare la campana. Visto? Qualcuno risponde. No, basta sparare la sacra campana. Qualcuno ha risposto. Io non ho sentito niente. Alla campana interdimensionale. Non l'ha sentito, Tiar? Sì, no, allora, signor Poldo, la prego. Per quota un'altra volta la campana sacra. Però ci sono le frecce, aspetti. Dopo per quoti, ma... Allora sì, dicevo, questa campana, guardate, adesso la cliccherò tutti lontani dalla campana. Wow. Bene, prima abbiamo interrogato il sacro spirito della campana, che era effettivamente governato dal signor Goldo, e ha detto che non è né vivo né morto. Perché abbiamo detto: se sei vivo, premi una volta, se sei morto due volte. Ah, ok. No, no, e non ha premuto, quindi non c'era proprio. E l'ha premuto tre, capito? Ok. Era una campana. Quindi non solo è vivo, ma è pure morto. Don Berro, può dare fuoco alla chiesa, che magari si accende il portale per sbaglio. Don Berro, qual è questo rituale di cui parla? Il rituale di cui si sta parlando è l'accesso a un antico reame dimenticato pieno di fiamme e tarzanelli. Andiamo intanto a vedere se c'è già un portale di qualche magari tipo. Magari c'è già, andiamo a vedere. No, e adesso? Allora, forse si attiva con l'acqua. Esatto, no. Con la lava magari. Andiamo nel paradiso. Paradiso. No. Tutti dovrebbe essere un segnale. Ne abbiamo uno, ne mancano 18. Chi la va a prendere? Io non vado fino alla fine. No! Che succede? No, sotto dei perché il signor Pierix era risa? Pasquale, Vincenzo. Sì. È una cosa importante, venite. Guarda che cosa ho trovato, un'antica pergamena. Franzo. Si è creato una roba. Cosa è successo? Vabbè, è una cosa vecchia, non prego più. Ti ha acceso un portale. Dove? Seguitemi, fedeli. Oh mio Dio. Presto, tutti dentro. Andiamo. Tutto il nether. Andiamo. Secondo me succederà qualcosa qua sopra, la butto lì. Sì, sicurissimo. Oh! Ma è il mega Sium! Senti! Ma è un umbra atomico! È l'urlo del Sium! C'è qui! Steve! Oddio! Ma è Goldo! È bruciato! Sto dormendo, qualcuno lo svegli! No, io mi allontano! Si è morbidato! Goldo. Ma è per te, Goldo! Oddio! L'ha preso il signor. Lo dobbiamo curare, raga! Non so leggere. Ragazzi, ho trovato un letto, lo metto qua, Ciao, bene. Goldo! No, ragazzi! Eccola! Cosa cazzo è successo? Sium! Le armature diamanti non servono, Sium! Oh, Pasqua, io ho già il quarzo, andiamo via? Anch'io, va, basta, finito la gita! Basta! Ciao! Adesso sono il portale, stavo raccogliendo il quarzo. Tu da che lato sei andato? Sono dalla casa ancora. E da che lato vogliamo andare a esplorare? Boh, qua stanno andando tutti dalla casa più o meno. Andiamo dall'altro lato se vanno esatto. Tutti là. Vabbè, comunque ce l'abbiamo fatta. Ok, abbiamo già la fortezza. Già l'hai trovata? Era la direzione opposta di dove sono andati tu. Oh, non stiamo rushando. Io ho fatto due passi e l'ho trovata davanti. Abbiamo la scusa. C'è il ba... Corri il rush prima che arrivano gli altri. Corri il rush. E allora, vabbè, GG ragazzi, volete il seed per la speed? Oh, detriti antichi.
Carote d'oro, vedi il cibo. Vediamo qua, qua c'è altra roba. Un dischetto. Oh, il dischetto, il dischetto lo porto. Sì, sì. Ma come si chiama? La Lena Rain. Ho letto Lena Rane, ho detto no. Oh, no, il disco di no. Ah. Va a scendere, vedi. Forse lì c'è altra cesta. E allora andiamo. Piccone con fortuna 3. Yonk. Questo si ripara. Che fai, te ne privi? Ti senti un po' a caso tutti sti buchi? Sì, sì. Oh, direi che non c'è più niente qua. Forse è laggiù, sai. Scendiamo un po'. Ok, qua ci sta anche il blocco d'oro. Niente, solo due blocchi d'oro. Vai, non c'è più un cazzo. Direi che possiamo andare alla fortezza adesso. Si sale. Ah, eccoci qua. Bene, noi comunque la nostra esperienza in Nether è già finita. Prendiamo 753 blazer ed andiamo a casa, cioè. Esatto. Magari col Siltach poter prendere quel cazzo di spawner e portarlo a casa. Vedi un po' troppo, Vratam. Ora si va nell'end subito, certo. Dobbiamo prendere le verruche, certo, certo. Torna giù. Cazzo di me. Mica con looting qua. Ci divertiamo oggi. Cazzo, non ho pensato che potevamo prendere l'Ender Pearl e l'ossidiana, così potevamo fare direttamente l'Ender Chest. Dovevamo fare i trade, vabbè. Sta qua dietro, ecco. Quante vite che ne hai? 22, non 39. Quindi altre 3 facciamo lo stack. Non c'è, sì, c'è il gran cazzo diamanti! Di vieni su. Tieni, tieni, tieni. Sono il tuo sacchetto personale, fammi capire. Il mio svuota palle sei. Altre verruche, armature in diamante per il cavallo, vabbè. Qua abbiamo già... Ah, qua ci sono altre verruche. Però non le prendo. Lasciamole anche per gli altri. Lasciamo che devono ancora capire altri. Che la fortezza è di qua. Secondo me stanno tutti cercando la fortezza. Ne abbiamo già trovato tutto. Bastione, fortezza, che manca? Wither, dai. Ora andiamo a casa. Aspetta, se tradiamo e ci dà l'Enderpearl, possiamo fare l'Enderpearl. Possiamo... Devo tirare l'oro dentro per vai, tirarli butta... giù. Sì, sì, butta qualche lingotto. Guardali, guardali. Mamma mia, ragazzi, abbiamo speedrunnato il Nether. 30 minuti di Nether, finito. Aspetta, che ho i blocchi d'oro. Madre di Dio, che schifo. 90 monnezza. Ma lanciali più acqua. Lontano. Hai preso tutto. Qui c'è dell'oro. Però. Ma scusa, ah, io c'ho 5 Enderpearl. Vuoi fare l'Ender Chest? Ah, sì, possiamo farla. Serve l'ossidiana. Ma buttaci sì, tutto, tanto poi te la porti in giro. Andiamo. Vedi che Siltach ci serviva. Te l'avevo certo detto. Che serve. Da che lato usciamo? Però io mi ricordo mica da dove siamo entrati. Ecco, 160. Il mica, c'è letteralmente il portale. Poi guardi, qua ci sono sia fortezza che bastione. Chiudi, chiudi tutto con la cobblestone, così la gente non se ne accorge. Se vuoi farlo, possiamo chiuderlo con questo per il meme. Per il meme, giusto per vedere quanto tempo ci mettono a scoprire che villain che siamo. Ecco qua. Allora, detta sinceramente, chi cazzo ci viene qua a scavare? Nessuno. Nessuno, nessuno. Di fatto penso che abbiamo già trovato tutto ciò che il Nether ha da offrirci. Iniziamo a svuotarci le palle. Vogliamo iniziare ad utilizzare la nostra orribile struttura per fare delle gigafarm? Tipo cioè, farm abbiamo... di canne da zucchero e tutto quello che è farmabile. Cactus. Compito. Vai. Devi portare tanta stone. Sarà mai abbastanza per fare i pillar? Dobbiamo fare il rivestimento. Ascolta, qua io ho fatto geometra, ok? E quindi so come si fanno i pilastri. Tu lo sai, Vincenzo, in cosa consiste il calcestruzzo armato? Quello bagnato, no? Non è quello che devi bagnare. Sto parlando del calcestruzzo armato fuori da Minecraft. Ah, no, non lo so. Il calcestruzzo armato, l'armatura di acciaio che si mette all'interno del calcestruzzo, serve a conferire al calcestruzzo stesso più elasticità. L'acciaio è elastico, villager... capito? Il calcestruzzo invece no. Quindi alla minima scossa di terremoto, se non ci fosse l'armatura del calcestruzzo fatta in acciaio, le case verrebbero giù, ragazzi, ci pensate? Oltretutto il coefficiente di dilatazione termica dell'acciaio e del calcestruzzo è simile, che vuol dire che anche negli sbalzi di temperatura quel poco di dimensione che guadagnano e che perdono è più o meno simile. Mamma mia, quante cose che imparate. Guardate, siamo molto più in alto di loro grazie a questa struttura. Ogni volta che la guardo dico mamma mia che merda. È la parte bella, è la parte bella. Pavimento però di cosa lo facciamo? Di cobblestone. Io non ho voglia di mettermi a scavare altri materiali. Volevamo fare la cosa di kelp? Sì, esatto. Già qua, facciamo. Subito. Ma la domanda è, a noi servirebbe un bel ascensore. Ah, io ho preso un po' di slime, però non penso che bastino per un ascensore. Qualcuno ha slime? Giusto. Quanti ne servono? Tutti quelli che avete. Ne ho 24, quindi sono due blocchi. Don Berro! Necessita qualcosa per caso. Ma diamanti non fanno mai schifo, però dipende da quanti ne avete. Oltretutto, non so se il Don Molule ha parlato di un altro scambio che abbiamo fatto l'ultima volta, che lei non c'era. In effetti no, però di che... Cioè, nel senso, se il signor Molu ha deciso che questa era la cosa giusta da fare... Chi è il signore vestito di nero qua? Non ne ho la minima idea. Anche lei non ha detto qualcuno che cosa... ci osserva! Oh, Cristo del Dio! Allontanati o sparo! Non si sta allontanando. Don Berro vuole che faccia fuoco? Sì, 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 sì. Sparisci!
ha protetto. Minchia, è esploso. Don Berro, lei mi ha detto di sparare, io ho sparato. Sì, sì, ha fatto più che bene. Comunque accetto la sua proposta, signor Fieric. Bene, Don Berro. Ecco le slime balls. Ecco qua, Don Berro, va bene? Ha dato la coordinata dell'isola, Don Berro. E andiamo a sta cazzo di coordinata, raga, che dobbiamo fare? Sì, meno 800, meno 200. Ma è quella l'isola del cielo, quella merda. Dritto, dritto, Berro. Cos'è quello schifo? C'è qua il signor Franzo. Signor Franzo. Cos'è questa roba che vediamo? Non c'è un cazzo, signor Fieric. Ma ci ha preso per il culo, Lemo. Ditemi subito dov'è quel tipo lì. Lo sto andando a distruggere, l'ho scavato fino al limite della bedrock, non c'è niente. Ma comunque, effettivamente, se il signor Gianco si fa turlupinare talmente tanto che per un cartello scava fino alla bedrock. Io fino a prima contare ho scoperto i segreti della. Si mette in barca, Gianco! Esattamente, quando tipo le fanno le telefonate per una nuova tariffa telefonica, cosa fa? Vende anche le mutande, non so. Accetta sempre, Gianco. Ci ha preso in giro! Quindi scherzo, era una burla! È un prank! Era una burla! Don Mollu, parliamo un attimo in privato. Posso parlare nel pubblico, Don Mollo, ah, sì, sì, vuoi... parliamo nel pubblico ormai. Va bene, devo estinguere il mio debito. Aspetta, guarda che bel candeliere che ho in mezzo tra le gambe. Rispetto. Tre freschi bambini. Vince, li andiamo a preparare. Andiamo a prepararli, belli sfornati caldi. Li sforniamo subito. Attendiamo. Penso che possiamo portargli il bambino, ci sei? Il carrello. Ah, quello... Ok, fatto. Andiamo. Come lo aspettano? Abbiamo il bambino! Beh, signor Mollo, io direi, insomma, adesso ringraziamo per questo dono incredibile che ci è arrivato. Vieni qui, ti insegneremo il credo della chiesa, vieni. Arrivederci, Don Mollo, Don Berro. Arrivederci, grazie. È un piacere a fare con voi, signori di Scampia. Arrivederci. Certo. Don Mollo, da sopra o da sotto adesso? E niente, è importante divertirsi.